Il palazzo del comune, a cui furono destinati due lati della piazza, venne concepito inizialmente con un solo piano sovrastante il porticato, adibito a sala per le adunanze consiliari che all'epoca richiamavano un gran numero di gente. L'esterno appariva come una facciata tutta in conci di peperino, traforata da più finestre ad arco acuto e coronata in cima da merli. Gli ambienti del piano superiore furono in parte destinati ad accogliere magazzini dove venivano custoditi gli archi, le lance, le balestre ed altre armi ad uso delle milizie della città. Al pian terreno gli uffici del comune e le dimore fisse dei priori. Qui si giudicava, si riceveva il giuramento del podestà. L'attuale assetto risale agli albori del Rinascimento, quando, spenta ormai l'autonomia del comune, si intese il bisogno di impreziosire e completare la struttura. Dell'antico disegno si lasciò solo il porticato. Furono sostituite le finestre ogivali con quelle a croce. Si ricoprirono d'intonaco le nude pareti di peperino. Infine si provvide all'innalzamento del secondo piano. All'interno una fuga di quattro grandiose sale affrescate, quella della Madonna, quella dei paesaggi, quelle del Consiglio ed Erculea o Regia, dove il racconto, a volte fantastico, della storia della città si snoda tra i colori di splendidi affreschi.